Buon pomeriggio amiche, oggi un video interessante perché so che vi piacciono sempre tanto, non solo da Tigotà perché ho altri prodottini che ho acquistato da Ipersop che so non è in tutta Italia, arriva proprio fino al centro, dal nord al centro, purtroppo non è presente nel centro-sud, è forse sostituito da quel sapone che invece da me manca. Come manca della Poix, insomma, ci consoliamo con i nostri drugstore che abbiamo. Vi mostro subito quello che ho comprato da Tigotà e poi le altre novità. A 99 centesimi ho preso l'Ajax al profumo di pino e mi ispirava. I sentori e il profumo del bosco mi ispirava. A 1,74 euro era in promozione questo doppio pacco perla, un maxi rotolo. Ogni singolo corrisponde a tre rotoloni. Non solo salva spazio, ma anche conveniente. Mi servivano dei saponi liquidi per bucato a mano, per capi delicati, e su Chantecler Vert c'era la promozione con due prodotti Chantecler Vert. Si aveva in omaggio il sapone piatti. Ahimè, le scorte erano terminate. La commessa me l'ha scritto da qualche parte. Eccolo qua. Devo ritornare a riprenderlo. Comunque, sappiate che con due prodotti di tutta la linea Chantecler Vert, che è quella più verde, quella con 100% di attivi di origine vegetale completamente biodegradabili, avete in omaggio il sapone piatti. Ed io ho preso questo capi delicati bebè, ecco, detergente ipoallergenico, igienizzante, profumato con oli essenziali che uso e utilizzo soprattutto per i capi che rimangono a contatto della nostra pelle, quindi non solo l'intimo, ma anche i costumi quando li risciacquo dal rientro dal mare per non farli scolorire troppo, comunque per dargli quel lavaggio sicuro, essendo poi un capo che viene di nuovo a contatto con la nostra pelle. Questo l'ho pagato 1,88 euro, mentre il sapone liquido capi delicati sono 20 ecolavaggi sia a mano e in lavatrice. Questo costava 1,79 euro. C'era tutta la promozione su questi Skin Station. Ho preso i patch contorno occhi, sapete che sono abbastanza fissata. Sono 8 patch con oro 24 carati, che dovrebbe ovviamente illuminare e non credo la contengano. Comunque, acido ialuronico, collagene, vitamina E. Ecco qua, non si dovrebbero staccare. Dice di conservare in frigorifero per aumentare l'azione decongestionante. Sempre per 1,99 euro ho preso questi 8 patch solo con acido ialuronico, collagene e vitamina E. Qui ovviamente non dice di mettere in frigorifero, mi indica uno strato traspirante, vi saprò dire. Ho approfittato delle offerte, sapete che con i contorno occhi io sono sempre alla ricerca, mi piace provare e sperimentare. Volevo ricomprare la tinta che mi ero fatta qualche tempo fa, che mi ha dato questa nuance platino, questo grigio platino molto freddo. Avevo comprato questa tinta di Garnier Bell Color nel numero 110, biondo chiarissimo naturale super schiarente. Mi sono trovata così bene che oggi giravo da Tigotà e ho detto vabbè, lo prendo perché nella parte posteriore vorrei un attimo rifinire meglio il lavoro. Ho intenzione di tornare dal parrucchiere dopo
l'estate, quando sarà necessario anche spuntare un po' le lunghezze, togliere, no, le doppie punte ed altro. Quindi fino a settembre paciugo io, intervengo io con i miei capelli. E vi dicevo, questo da Hyper Soap l'avevo pagato 6,99. Da Tigotà lo stesso prodotto l'ho pagato 5,20 €, ma ho voluto prendere il 111, il biondo chiarissimo cenere, super schiarente. Devo essere sincera, mi sono trovata molto bene, non mi ha seccato i capelli, anzi me li ha resi molto morbidi. È molto pratico, non so se voi lo avete già mai provato. È di quelli che voi spremete all'interno di questo beccuccio, emulsionate, agitate, shakerate, poi vi aiutate nel distribuirlo lungo le lunghezze. Io ho utilizzato anche il pennellino professionale per creare la triangolazione, per dare tridimensionalità alla colorazione. Anche Elisabetta, la mia omonima, che mi ha chiesto che tipo di colorazione avessi utilizzato, è questa. Io poi la divido proprio in ciocche e vado a triangolare, no, la distribuzione della tinta sulle lunghezze per dare movimento, comunque volume, tridimensionalità, per non rendere la tinta comunque piatta. Questa alternanza di chiaro scuro, questo gioco dà molto movimento alla colorazione, fa un po' scimmiotta un po' le colorazioni fatte dal parrucchiere, però per tamponare in casa prima di ritornare a spendere i soliti soldi che si spendono dal parrucchiere va più che bene, tanto siamo in vacanza e chi se ne, ogni tanto va bene anche il fai da te casalingo. Un altro prodotto che era da Tigotà, scontato a 1,68 €, ma io l'ho preso da Hyper Soap pagandolo solo 99 centesimi, è questa maschera viso anti-age in tessuto ad azione antiossidante della Geomar. Della Geomar in tessuto non ho mai acquistato nulla. Se avete Hyper Soap, andate anzi da Hyper Soap, perché da Tigotà è a 1,68 €. Da Tigotà purtroppo non li ho trovati, li ho trovati da Hyper Soap a 2,38 € il balsamo labbra addizionato con olio di cocco e di jojoba ai frutti rossi. Eccolo qua, il famoso lip Smacker SPF 30, ormai sapete, se riesco ovunque li trovo li prendo con SPF 30. Ho amato, adorato quello alla fragola e per cambiare ho preso questo ai frutti rossi, sì, perché vedo il melograno, il mirtillo. È un prodotto ottimo, fa proprio un film sulle labbra, è trasparente, profumato e può benissimo essere messo come step precedente al rossetto se vogliamo proteggere le nostre labbra anche dando il rossetto. Ha una consistenza proprio leggera, questo film sottilissimo, questa texture che avvolge le labbra senza lasciare patine antipatiche, è un'ottima texture. Nel caso non l'abbiate mai provato, provatelo. Non è di quegli SPF che vi lascia proprio la patina, lo strato denso sulle labbra. Mi piace tantissimo e quindi lo compro ormai a scatola chiusa quando lo trovo. L'ho visto anche da un OVS che tante mi avete scritto, però era alla profumazione di menta e preferisco, insomma, una profumazione che mi accompagni anche nell'autunno, e frutti rossi vanno più che bene.
Un altro prodotto che ho visto, eventualmente vi lascerò le foto, da Tigotà costava 1,30 euro, invece da Hyper Soap l'ho trovato a 1,19 euro, il fabuloso freschezza agli agrumi. Questo nella profumazione agrumata non l'avevo mai presa, ma anche qui come i bagnoschiuma, anche per il detersivo, per i pavimenti, io lo utilizzo in varie stanze, secondo la stagionalità, secondo l'umore, io intervengo con le varie profumazioni lavando i pavimenti. Voi mi direte: siamo a livelli patologici? Può darsi, ognuno ha le proprie follie. Qui sta cambiando il tempo, sembra che piova da un momento all'altro, però ero da Penny a fare la spesa e ho visto a 1,99 euro questo fabuloso concentrato profumo sublime, l'irresistibile fiore di safran, attraente e scintillante. Ci sono altre due profumazioni, una azzurra che ricorda i profumi del mare e l'altra dorata che ricorda molto le profumazioni vanigliate, ambrate. Questa profumazione attraente, scintillante, rispecchia molto la fotografia che vi compare davanti agli occhi proprio mentre svitate il tappo e annusate. È una profumazione floreale molto suadente ed avvolgente, proprio per un bucato che vi coccola, che rimanga negli asciugamani, nelle vostre lenzuola, sui vostri copridivani, insomma, che vi abbraccia e vi avvolge. Penny Market, non l'ho visto né da Tigotà né da Hyper Soap. So che era in promozione tempo fa da Tigotà a 99 centesimi, ne aveva parlato Cira Oliviero e forse l'ho visto anche da Luciana del canale L'UL. L'ho preso da Penny perché c'era tutto il totem con tutte le varie profumazioni. Ho preso invece il cocco e l'aloe vera per capelli secchi e sfibrati. Ho preso lui perché mio malgrado sto riscontrando che per il mio tipo di capello proprio per sottolineare la diversità di ognuna di noi, la soggettività, pur essendo io adorante del cocco e dell'acqua di cocco, sto riscontrando un po' in tutti gli shampoo con l'acqua di cocco la sensazione che me lo secchi particolarmente, me lo proprio disidrati. Qui dice che invece lo idrata, essendo il capello secco e disidratato, io mi ritrovo invece il capello bello lucente, magari luminoso, che mi si secca particolarmente con l'acqua di cocco. E visto che voglio farmi un po' il quadro generale, ho utilizzato quello di Garnier, ho utilizzato sì anche quello di Ultra Dolce, che è sempre Garnier, voglio provare lui. L'unico, poi vi dirò, magari vi dedicherò un video se vi interessa, l'unico al cocco che non me lo disidrata è lo Splendor, 99 centesimi, sembra una confezione vintage che ritrovate nelle vecchie botteghe di paese, ma è eccezionale. Questi invece, ho notato questa caratteristica, voglio provare lui, perché con zero parabeni, siliconi e coloranti vi saprò sicuramente dire. Profumo buonissimo però, goloso di cocco. Da Penny c'era tutto lo stand anche delle mousse doccia di Dove, c'erano tutte le profumazioni, da quella al cocco, da questa alla rosa, che io ho visto da Sara dell'Angolo degli Arcani, lei ne aveva parlato in un video e ho visto oggi che ha riproposto il mio video tag Povere sì, sporche perché, e lo ha rimenzionato. Io ho adorato, è ormai terminata quella al cocco, quindi ho voluto prendere questa all'olio essenziale di rosa perché amo la profumazione di rosa
Questa mousse mi ha particolarmente stupita perché ha una consistenza proprio bella, compatta, solida, ma nello stesso tempo avvolgente, morbidosa sulla pelle, idrata l'epidermide senza seccarla. Insomma, ho detto vabbè, la prendo e poi anche nel periodo autunnale sarà perfetta, perché la profumazione di rosa diciamo che è un jolly da utilizzare in tutte le stagioni. C'erano anche tutte le altre varianti che è difficile a volte reperire negli ipermercati o nei supermercati, ve la menziono nel caso abbiate un penny market vicino. Ebbene ragazze, anche oggi questo video termina qui. Vi ho comparato alcuni prodotti, come vedete a me piace girare perché spesso in drugstore, in negozi che rivendono stessi prodotti c'è comunque della differenza. È bello anche comparare, testare questi prodotti e vedere, no, la differenza di prezzo da una catena all'altra, da un supermercato ad un altro ipermercato. Bisognerebbe avere il tempo di girare, no, quotidianamente. Me lo posso permettere ora che ho qualche giorno di ferie, se no vai col liscio, si prende quello che rimane attaccato alle mani dove si è al momento. Noi ci vediamo domani, un bacio grande, buona serata, a presto, ciao.